Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, sono Paoletto. Cosa stai mangiando? Pane e banana oggi. Pane e banana, classico. Comunque bella vista oggi del nostro van. Guardate qua che vista. Una vista da sogno. Del muro. E via, alla giapponesina. Bella giornata. Comunque notte quasi fredda, stanotte. Ci voleva quasi la coperta. Scopin, 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 scopin. Ci sono i porcellini vicino a noi. Vicino al viaggino. Porcellini, che fate? Guarda lì cosa combinano sti porcelli. Ma quanti sono? Siamo tre piccoli porcellini. Che fate, tre porcellini? Ripartiti, scendiamo da questa bella strada bucherellata stile groviera e arriviamo giù di nuovo nella vallata qui tra i monti. È ma un sai che mi hai paesaggio fatto? spettacolare. Mi hai fatto venire qua di un panino con solo groviera dentro. Davvero, no? È vero, il formaggio coi buchi. Sì, buono! Hai le voglie? Toppata unica, toppe, 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 grandi così, a centinaia. Guarda qua. Ogni tanto manca anche le toppe. Esatto, ogni tanto sono buchi. Ah, dentro qualche buco c'è ogni tanto un bel mattone dentro. Per sì, diminuire il dislivello. Che fantasia che hanno, però dobbiamo dirlo. Guardate ragazzi, c'è la Watts ambulanza. Bellissima. Con la strada appena asfaltata, ragazzi, torniamo a goderci il paesaggio. Ah. E che paesaggio, direi. Guardate qua che vista che abbiamo fuori dal viaggio. Questa Armenia ci sta un po' ricordando la Bosnia che ci era piaciuta molto all'inizio del viaggio. Sì. Ce lo sta ricordando molto, un po' per le persone, un po' per i paesaggi. Bello. Momento lavatrice, ci siamo fermati un attimo a una fonte d'acqua e ci siamo messi a fare il bucato un attimo, abbiamo buttato tutto nel secchio. Ci siamo cambiati totalmente, costumino. Via. Via. Wow ragazzi. Si passa in mezzo a questo canyon, c'è anche il tunnel lì. Subito dopo il tunnel ci siamo fermati un attimo e ne approfittiamo per farci una doccetta veloce così. Doccetta! A lato della strada, ma siamo riparati dal viaggino e da questo capanno, da questo lato. Quindi dai, un pochino di privacy ce l'abbiamo. Operazione lavaggio e biagino stendino portate a termine. È uno stendino unico. Come ti senti, Angela, dopo il lavaggio? Fresca, pulita e profumata. Quindi possiamo continuare. Guardate qua quante macchine, tutte belle distrutte. È il cimitero. A lato della strada proprio. Noi stiamo girando adesso, qui ci dice che a Yerevan c'è la capitale, mancano 119 chilometri, anche l'Armenia è un paesino bello piccolino. Cioè, già arrivata la capitale quasi. Sì, qua c'è un bel casino, visto che c'è la polizia che sta fermando la gente. Boh, adesso vediamo.
vediamo. E noi invece stiamo andando dove? Banasor. Ci siamo parcheggiati proprio di fronte a questo laghetto, che è il laghetto dove si può fare il bagno. Vedete, sono tutti a fare il bagno. Mannaggia, noi abbiamo appena fatto la doccia. Vabbè. Magari dopo un giretto ce lo facciamo, dai. Adesso è parcheggiato. Andrei a mangiare io. Sì, però. sì, andiamo a mangiare. Intanto lui sta all'ombra di tutti questi alberi, quindi posizione perfetta. Hai visto che ho rifatto cambio d'abito? Come a Sanremo. Cambio d'abito tre volte. È una diva di Sanremo anche là oggi. Milagro, vedete, negozio di abiti da sposa. Paese che vai, abiti da sposa che trovi. In Georgia in realtà non ne abbiamo visti molti, invece qua subito. Ah, che negozietto qua, calzolaio. Hello. Ecco la piazza principale della città. Stiamo andando a cercare un po' di cibo, vediamo se riusciamo a trovare la lingua un po' incomprensibile. Anche qui, come in Georgia, c'è un alfabeto completamente diverso, sì. Incapibile assolutamente, come però vedete. Un po' di persone parlano inglese, questo sì, e quasi sempre ci sono le traduzioni accanto, quindi super positiva questa cosa. Abbiamo trovato un posticino dove mangiare molto carino, ma dalla faccia di Paolo potete capire che qualcosa non va. Allora, abbiamo preso, prima questo, che è la majun. La majun che c'era anche in Turchia. Eh sì, si mangia anche qui in Armenia. Solo in Turchia c'era, non sì, c'era in sì, Georgia. No, c'era qui. E però poi un altro piatto. Questo è il problema, che cos'è questo, mannaggia? Questo che costa praticamente più della majun. Costa di più questo di questi. E niente, va bene, può essere anche che sarà buono, ma la dimensione, ragazzi, guardate la mia mano. È veramente piccolino. È piccolo. Pensavamo fosse un piatto intero, ma... Niente, vabbè, assaggiamolo, magari è buonissimissimo, assaggialo. Abbiamo fame! Formaggio, verdura? Funghi, tipo. Ma è buono, almeno o neanche? Sì, è buono, ma... È piccolissimo. Mannaggia, signora, mi hai tradito. Ragazzi, tocca consolarsi con il caffè, c'è una macchinetta del caffè letteralmente ogni 10 metri ce n'è una. Questa è anche carina perché c'è proprio il coso del caffè, del macchina caffè. Quanto costa? 100. Caffè normale 100, quindi un quarto di euro, 25 centesimi. Ma dai. Anche questi baracchini dove ci si può far macinare il caffè freschissimo, vedete? Con questa macchina che macina il caffè, e tutto il caffè qui che costa tipo 5 euro al chilo o qualcosa in più. Quando si dice diversificare il business, l'ottico fa anche da gelataio. Eccolo qua. E noi proviamo il gelataio dell'ottico. Sto dicendo l'ottico del gelataio. Vai. Diretto al mercato, oltre alla frutta, anche il pesce. Questo è essiccato e questo invece è fresco. Chissà da dove arriva. Sarà di lago? Ah, ci fa vedere tutto, signore. Ah, ok. Ci sono gli allevamenti di pesce addirittura qua. Vedete, la signora va direttamente a pescare in diretta il pesce e anche fa fatica. Vai, è la presa, Oh. Mi stavo lavando. Siamo infilati nel primo mercato che abbiamo trovato, ragazzi, bello colorato, tutti a fare spese. Andiamo a vedere cosa c'è. Tutto sfuso, oltre al caffè tutta la pasta. Abbiamo spaghettini, questa pasta adesso non mi ricordo come si chiamano, cavatelli? Si chiamano cavatelli? Quelli a rotolini? Quelli a coda di porco? Fusilli e gli spaghetti e mini penne.
una pasta diversa. Vedete, c'è Luigi con la pasta al sugo, questa pasta che è un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Anche ragazzi, queste super piadinone. Ci prendiamo un frittellozzo. Calzone fritto con la patata dentro. Ripieno di patate. Una frittella con le patate. Io me l'aspettavo dolce 100%, invece. Come l'abbiamo già visto un po' di volte, mi ha detto, oh, che cos'è? Che succede, nuovo amico? Che succede? E sei felice oggi? Comunque volevamo dire un grazie veramente a Toto Cotugno e Celentano, ci stanno facendo fare delle bellissime figure qui in Armenia, ma anche in Georgia, devo dire, le signore vanno pazze e noi ne andiamo fieri. Stiamo raccogliendo sorrisi dalle signore quando Paolo canta, perché siamo italiane, italiani veri, ecco, ecco. Ed eccolo ragazzi, il mare di Vanazor, vedete? È anche abbastanza fresca l'acqua perché arriva direttamente da questo canale, bella fresca. Vediamo un po'. Ah, che fresca congelata. Ammazza. Siamo a 1500 metri qua, quindi non fa neanche proprio così caldo. Però dai, ci può stare, magari nelle ore più. Caduto dentro, guarda, si è lavato tutto lo zaino, tutto a posto. Io però ho sentito uno splash, mi sono girato e mi sono sdraiato nell'acqua. Per fortuna la GoPro è ancora subacquea. Oddio, che ridere ragazzi. Anga, basta, prenderti gioco di me. No. Copertina d'agosto, che goduria. Credo di non aver mai mangiato così tante pesche nella mia vita, no? Tantissime quest'anno tra Georgia e Armenia. Già. Yeah. Buone però, eh? Mm-mm. Qui c'è la colazione, abbiamo i biscottini stamattina, l'acqua sta per bollire e caffè. Tu ti sei ripreso dalla tua caduta nel lago di ieri. Che ridere. Angela, mi stai prendendo in giro ancora? È stato bellissimo perché era inaspettato, ero lì tranquilla, seduto, sento splash, lo guardo, in realtà all'inizio ho pensato che l'avesse fatto apposta, cioè che voleva farsi un tuffo, no? Perché poi ho notato che non aveva il costume, aveva lo zaino addosso, allora ho capito che era caduto dentro. Cioè tu ridevi del mio dramma, guardate lo specchio, ma eri così carino, l'ha tutto un pulcino bagnato. Potevo anche affogare. Ma dove, mezzo centimetro d'acqua. Anche là. Quasi tutto pronto ragazzi, stiamo per ripartire, oggi andiamo a Dilijan. Comunque di fronte a noi, questo laghetto, già da stamattina un sacco di persone correvano e nuotavano, quindi nell'acqua congelata. Full, premium. Piccolo stop per fare benzina, praticamente qua la benzina regular è la 92. Invece la premium è la 95 e lo stesso era anche in Georgia. Il prezzo allora per la premium che stiamo facendo adesso è 520, quindi siamo circa 1,25 euro. Le bellissime strade patchwork, piace molto il patchwork anche qui in Armenia, notiamo. Tutta questa strada da quando siamo ripartiti ha questi buchi rettangolari che credo un giorno riempiranno di... Un giorno! Alto, ma non si sa quando. Siamo passati da un laghetto a un altro, eccolo qua, siamo arrivati a Dilijan.
Ragazzi, ogni paese ha la sua piccola Svizzera, vero? Questa è quella dell'Armenia, dici? Sì. Molto particolare, carina. Guarda che belli tutti i mestoli di legno lì. Vi starete chiedendo, cosa ci fa un anfiteatro qua a Dilijan, nel bel mezzo dell'Armenia? Bella domanda. Chiediamo all'esperta. Non ne ho idea. Non so perché ci sia questa ricostruzione, ma se vuoi ti posso dire qualcosa di più di Dilijan. Questa cittadina, la sua più grande fortuna è che nel corso della storia è sempre stato un rinomato centro turistico. Pensa, fin dal Medioevo venivano qui in vacanza praticamente d'estate. E durante poi le varie dominazioni che ha subito l'Armenia, quindi anche questa zona, quindi prima quella persiana, poi quella russa, si è mantenuta appunto questa nomea di Dilijan, no? E al giorno d'oggi è appunto uno dei centri principali dell'Armenia, è chiamata appunto la piccola Svizzera d'Armenia, e molte persone poi, molti armeni che vivono in giro per il mondo, hanno costruito qui le loro case vacanze. Allora è vero che era la piccola Svizzera? Sì. Io ho sparato a caso? No, lo è veramente, vedi, è l'atmosfera. È intelligenza questa, quando uno ce l'ha dentro, innata. Momento disagio, siamo di fronte alla compagnia telefonica che abbiamo noi, però... Con il loro wifi, stiamo con loro caricando wifi. Il prossimo video. Ma va abbastanza veloce, devo dire. Ci vuole mezz'oretta però, ecco. Solo una mezz'ora. Visto che, insomma, abbiamo preso 4 giga. E non ci basteranno mai, quindi... Vabbè, già che c'eravamo, siamo fermati qua davanti. Comunque, Dilijan Centro... La cosa più bella di Dilijan è la location, nel senso che siamo proprio in mezzo ai monti, c'è il parco nazionale di Dilijan, quindi ecco. Sicuramente quella è la parte migliore. Però questo la cittadina centro... in sé non è che ha moltissimo da offrire, diciamo. Questa è tipo la città nuova, no? Quindi ci sono tutti questi super edifici di stampo russo. Di squadrati, sono... diciamo. Sì, molto squadrati. Siamo arrivati, ragazzi, siamo in un posto veramente brutale, che è il lago di Sevan. Non il lago in sé è brutale, quello che ci hanno costruito attorno. Quello che c'è attorno, vedete, ragazzi, allora siamo parcheggiati, probabilmente dormiremo qua anche se non ne siamo del tutto convinti, proprio di fronte al lago che comunque sembra un mare, il colore è veramente bello. Il problema non è quello, come diceva Angela, ma è quello che c'è dietro. Vedete, ci sono un po' queste strutture semi abbandonate, e non solo queste, ce ne sono tante altre. Andremo a dare un'occhiata perché è comunque interessante. Sono tutti questi relitti di resort, hotel abbandonati lì chissà da quanti anni, e sempre questo brutalismo sovietico che... Mi piace questa parola. Brutalismo mi piace perché suona bene e rende proprio l'idea. Tanto mi copro un po' dal vento. Tu, Angela, cosa c'è? Niente, io qua adesso mi ammiro un po' il paesaggio, magari facciamo un giretto, perché qua diciamo che non è bellissimo anche il fatto che c'è un sacco di immondizia. Ecco, là in fondo, così, accatastata. Abbiamo trovato questo posto per arrivarci, in realtà per arrivare al lago sono tutte strade sterrate. E quindi mi ha fatto sta stradina sterrata, sembrava quella messa meno peggio, diciamo. Già. E siamo arrivati qua, magari adesso vediamo cosa fare, insomma. Comunque le signore fanno il bagno, brutali anche loro, devo dire, perché fa un freddo. Come? Povere, che brutali. Brutali nel senso che brutalmente si lanciano in acqua. Questa parola adesso lo stai un po' abusando, mi sa che deve cambiare. Guardate cos'è rimasto. Non ci sono finestre, non c'è niente, è stato tutto sventrato, non so come sia successo. Secondo me l'hanno abbandonato e poi basta. Dici? Nel tempo l'uomo è venuto a distruggerlo. O magari non è mai stato completato. Può essere, non lo so. È stranissimo perché è gigantesco. E guarda, anche di qua invece c'è un altro edificio. Questo ha tutti i vetri, però vedi anche questo.
Inaccessibile, però. Passando con la macchina abbiamo visto questi bestioni qui alle mie spalle, che erano stati, sono dei palazzi completamente abbandonati. Probabilmente questo era un resort e quindi abbiamo deciso di andare a vedere un po', a dare un'occhiata. Si può entrare, il cancello è aperto, quindi diamo un occhio. Guardate quello là in fondo, è particolare anche. Quello sì. Boh, secondo me non l'hanno mai finiti questi. Ma che rumore di lamiere col vento. Non credo neanche che sia particolarmente... Ecco, lasciamo perdere. Questa è la definizione perfetta di ecomostro. Sì. Passano anche le macchine. Eh sì, perché si arriva al lago qua praticamente. Ah, è l'accesso al lago qua. Sì. E vedi. Ci addentriamo un po' sotto questa struttura. Guarda. Andiamo a vedere. Tutto il tetto in lamiera è volato via qua praticamente. Guarda qua. Ah, eccolo qua. Che mostro! Sembra proprio un'opera non finita, lasciata qua. Chissà da quant'è che qua ferma. Brutto, è proprio veramente brutto. E poi è veramente enorme. Uno si chiede, cioè, anche se volessero bonificare l'area, come fanno? No, troppo, esatto. Troppo. Un disastro veramente orrendo. Guarda là. Guardate però quanto è bello il lago davanti, che colore a quest'ora, diventa verde acqua, bellissimo. Guardate ragazzi quella nuvola che si è adagiata sulla montagna. Sta arrivando verso di noi. Arriva. Siamo a 1900 metri, infatti è molto fresca la questione, abbiamo messo le felpe perché ci vuole, il vento è bello fresco. Sì, quindi ragazzi se non volete passare un'estate al caldo, venite in Armenia! Venite in Armenia, ricordatevela per l'anno prossimo. Ci siamo chiusi dentro perché fa un freddo, ragazzi, abbiamo fatto il riso da questa parte e le zucchine che si stanno ancora cucinando, sentite come sfrigolicchiano. Ah! Poi qui addirittura c'è la condensa per il freddo che fa fuori, una roba veramente assurda. Stranissimo per agosto. Ad agosto. Fra poco se magna.